Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Per chi fosse nuovo, io sono Giulia e in questo canale potete trovare dei video di gestione e organizzazione della casa, più qualche scorcio di vita familiare. Io sono una mamma lavoratrice, anche se in questo momento sono in casa, perché ho partorito da poco, adesso ne parliamo, e ho una bimba di 3 anni e mezzo, Eva, e ho partorito un maschietto il 7 gennaio, che ancora non lo sa nessuno di voi, si chiama Leonardo. In questo video volevo proprio parlarvi della mia esperienza di parto, non tanto perché penso che sia un argomento così super interessante, ma primo perché mi piace lasciare un ricordo più che altro per me da rivedere e da ricordare appunto anche negli anni futuri. E un po' perché magari c'è qualcuno di voi in dolce attesa, anzi, siete in dolce attesa, scrivetemelo qua sotto, e magari a queste persone può far piacere sentire la mia esperienza, che come vedrete è un'esperienza estremamente positiva. Cioè, se avete paura di partorire, guardate questo video perché capita anche che sia tutto molto meno tragico di quello che tante raccontano. Quindi in questo video volevo appunto parlarvi della mia esperienza di parto, perché sì, ho partorito. Oggi siamo il 20, no, il 1 febbraio, è febbraio, accipicchia. Siamo il 1° di febbraio, non proprio in questo periodo, come potete immaginare, ho completamente perso la concezione del tempo. Volevo farmi una scaletta per questo video, ma non ne ho avuto tempo. Adesso Leonardo dorme, quindi ho approfittato per accendere la fotocamera. Non so se riuscirò a filmare, non so quante volte verrò interrotta, non so nulla. Intanto vediamo come va e poi vedremo cosa fare. Quindi il 1° febbraio, io ho partorito il 7 gennaio, il tempo mi scadeva l'11 gennaio, quindi in questo caso, a differenza di Eva, Leonardo ha deciso di uscire prima. Prima di iniziare però a parlarvi del mio parto, che sarà poi un racconto molto breve, vedrete, volevo fare una piccola premessa. Io è vero che ero alla seconda gravidanza, ma in realtà il parto con Eva è stato un parto totalmente inconsapevole, perché mi hanno ricoverato a 41 settimane, no, 40 più 6, quindi ero oltre la scadenza. Mi hanno ricoverato perché avevo terminato le acque. Da un'ecografia di controllo era risultato che avevo quasi finito le acque, quindi mi hanno ricoverato e mi hanno indotto il parto. E quando mi hanno indotto il parto con la fascetta, che è una sorta di elastico che viene messo sul collo dell'utero, che rilascia, credo, prostaglandine, quindi rilascia sostanzialmente delle sostanze che dovrebbero far partire appunto il travaglio. Quando mi hanno indotto il parto, mi hanno detto che, mi hanno indotto la sera, circa le 22:30, mi hanno detto che, siccome io ero al primo parto, probabilmente questo primo step di induzione non avrebbe funzionato, o se per caso avesse funzionato, avrebbe funzionato comunque nel giro di 24-48 ore. Quindi comunque non mi aspettavo assolutamente di entrare in travaglio di lì a poco. Ho iniziato ad avere qualche doloretto, ma non, appunto ho detto che avevo questi dolori, ma hanno detto che era tutto normale. E quindi ho vissuto questo momento, che ho scoperto poi essere il travaglio, da sola, sostanzialmente con Ale in camera, ma appunto non ero assolutamente preparata al parto, perché mi avevano assicurato che non sarebbe successo di lì a poco. Sta di fatto che dopo un'oretta di dolori, avevo visto un po' di sangue, quindi avevo chiamato un'ostetrica e dalla vista si erano accorti che ero già dilatata di 7 cm, e quindi siamo andati direttamente in sala parto. E in sala parto, appunto, non essendo assolutamente preparata, è successo tutto non veloce, perché in realtà ci ho messo un po', però non ho mai pienamente realizzato quello che stava succedendo, non sono mai stata pienamente padrona, diciamo, delle mie azioni. E quindi è nata Eva, e io del parto di Eva, sin da subito, non ho assolutamente ricordato nulla, né del travaglio né del parto. Quindi, trovandomi adesso a dover partorire di nuovo, ero molto spaventata, perché era come fosse un nuovo primo parto, ecco. Però sono molto contenta, perché in realtà questa volta l'ho vissuto appieno, al 100%, mi ricordo tutto. E mi ricordo proprio di essere stata consapevole, di essere stata pienamente conscia di quello che stavo facendo, e tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché sentivo che dovevo farlo. Comunque, questo stream of consciousness, torniamo indietro, 7 gennaio,
che era il primo giorno di rientro di Eva a scuola perché erano terminate le vacanze di Natale. Ci svegliamo come tutte le mattine alle 7:30 e appena ci svegliamo io comincio a sentire i doloretti da ciclo che mi fanno subito scattare il campanello d'allarme perché questa era una cosa che mi era successa anche con Eva. Cioè quei dolori di cui vi parlavo, che mi erano tuttora normali, erano comunque dolori da ciclo, perché chi soffre di ciclo ha in mente quei dolori. Quindi avevo questa specie di crampetti, proprio tipici del ciclo. Non eccessivamente forti, però comunque fastidiosi. E da lì mi è subito scattato il campanello d'allarme. Erano le 7:30, appunto, come vi ho detto, non ho fatto colazione perché non avevo voglia di mangiare. E man mano che i minuti passavano, i doloretti diventavano sempre più forti e cominciavano ad assumere proprio l'aspetto delle contrazioni, cioè sentivo che arrivavano, crescevano, arrivavano a massimo livello e poi calavano fino a scomparire, perché la contrazione è proprio fatta così, cioè hai un picco di dolore, poi il dolore passa e stai bene. E difatti io dalle 7:30 alle 8:20, diciamo, sono stata tutto sommato bene, perché se pensate che ho addirittura preparato Eva per andare a scuola, quindi l'ho lavata, l'ho vestita, l'ho preparata. E inizialmente quando ho detto ad Ale di questi doloretti, ci siamo un po' guardati con quello sguardo in cui uno dice e non dice, perché entrambi eravamo un pochino preoccupati perché anche lui si ricordava di questa strada dei dolori da ciclo. Ma siccome è successo tutto molto velocemente, nel giro di una mezz'oretta gli ho detto subito: guarda, avvisa al lavoro che non vai. Andiamo, porta Eva a scuola, comunque andiamo in ospedale e vediamo quello che ci dicono. E quindi verso le 8:20 Ale è partito per portare Eva a scuola. La scuola di Eva sta a 5 minuti da qua. Ma in quei 5 minuti in cui andava, 5 minuti in cui la lasciava, 5 minuti in cui tornava, quindi in quel quarto d'ora, per me è stato il quarto d'ora più lungo della mia vita. Io appena sono uscita ho fatto una doccia calda perché ti dicono che per vedere se effettivamente sei in travaglio, se comunque hai delle contrazioni che sono effettivamente contrazioni, conviene sempre fare una doccia calda perché nel caso in cui siano contrazioni finte, con l'acqua calda dovrebbero interrompersi. A me però non si sono interrotte, anzi cominciavano a essere intense e cominciavano ad avere sempre più questo aspetto di contrazioni, quindi un'onda con un picco, una discesa e poi la tranquillità e poi un'altra onda, picco, discesa e tranquillità. E uscita dalla doccia ho cominciato a monitorarle e erano già molto ravvicinate, cioè avevo contrazioni ogni 2-3 minuti. Dalle 7:30 siamo arrivati quindi a circa le 8:30 quando arriva Ale. A quel punto cominciavo a stare abbastanza male, nel senso che quando arrivava la contrazione effettivamente mi dovevo fermare, dovevo riposarmi, dovevo aspettare che passasse perché non riuscivo a far nulla. Ale mi ha aiutato a vestirmi perché appunto non riuscivo da sola e abbiamo preso tutte le valigie e siamo partiti per andare in ospedale. Anche qui da casa mia all'ospedale ci sono 10 minuti di macchina, a un quarto d'ora penso che non ci si arriva e anche quello è stato il viaggio più lungo della mia vita. Perché a quel punto ero sicura di essere in travaglio, le contrazioni erano sempre molto ravvicinate. E arrivati all'ospedale, Ale mi ha lasciato, diciamo, all'ingresso, perché a Macerata praticamente vai direttamente a ostetricia senza passare da nessun'altra parte, solo che mi ha lasciato a una sbarra, dovevo fare un pezzo di strada a piedi e poi entrare nel reparto di ostetricia. Quindi lui mi ha lasciato lì mentre cercava parcheggio, tra l'altro parcheggio a pagamento, e quindi ci ha messo anche un po'. E io mi sono avviata a piedi con queste contrazioni in questa stradina e mi ricordo chiaramente che a metà strada mi sono dovuta fermare perché c'avevo una contrazione, mi sono appoggiata a un palo, proprio così. Non so, chi ha partorito sa che devi solamente aspettare che finisce, non ti strappi i capelli, non urli, perlomeno io non mi sono strappata i capelli, non ho urlato, però ho aspettato che finisse. Mi sono appoggiata a questo palo così con la testa, appoggiata al braccio, gli occhi chiusi, tant'è vero che tutte le persone che stavano lì si sono anche preoccupate, è venuta una signora che mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto, tutti molto gentili. Terminata la contrazione sono ripartita e sono entrata ostetricia e adesso col Covid è tutto un gran casino, non può venire nessuno, quindi comunque Alessandro mi aspettava fuori con tutte le valigie. Io sono entrata e all'ostetrica che mi ha accolto ho detto: guarda, io ho le contrazioni molto ravvicinate,
con la prima figlia, ah, non ve l'ho detto, ma con Eva in realtà mi hanno indotto il parto alle 22:30 e alle 2 Eva è nata. Quindi pur essendo un primo parto è durato pochissimo, è stato tutto molto veloce e quindi ho detto all'ostetrica, ho queste contrazioni abbastanza ravvicinate, anche se in questo momento mi sono un pochino attenuate, però siccome con la prima figlia è stato tutto velocissimo e nel giro di pochissime ore ho partorito, questo è un secondo e quindi ho paura che possa essere ancora più veloce. Siamo arrivati in ospedale che erano circa le 9. L'ostetrica mi fa entrare e mi porta nella sala travaglio e mi attaccano subito il monitoraggio senza visitarmi. Quindi ero ancora vestita normalmente, con leggings, felpa, e mi attaccano questo monitoraggio. Nel frattempo vicino c'era una ragazza che stava veramente malissimo, anche lei era il secondo figlio ma stava veramente male, quindi diciamo che a me non mi si filava nessuno perché sì, c'avevo queste contrazioni che poi tra l'altro mi saranno anche un pochino attenuate, però erano dolorose ma li finiva, comunque era un'ora e mezza che stavo poco bene, quindi ero ancora in grado di sopportare il dolore. Invece quella vicina a me stava parecchio male, quindi intanto un'ostetrica veniva a chiedermi come stavo, io dicevo guarda, tutto sommato abbastanza bene, ma mi chiedevano ma quanto sono forti questi dolori. E io gli dicevo ma guarda, ti direi medi, però anche col primo parto l'avevo catalogati come medi, in realtà poi erano dolori proprio veri. E quindi dicevo sempre preoccupatevi dell'altra ragazza che sta più male, quindi tranquille. Dopo un quarto, 20 minuti di monitoraggio, però mi visitano e l'ostetrica mi visita e mi fa: tuo marito è qua fuori? Io ho detto sì, è proprio fuori dalla porta. Ah ok, te lo vado a chiamare perché andiamo in sala parto. Come in sala parto? Sì, guarda, sei già 7 centimetri, quindi andiamo subito in sala parto. Quindi praticamente, non so, saranno state le 9:20, forse in neanche 2 ore, io ero già pronta per la sala parto. Lo so, sono molto fortunata, è stata veramente una botta di fortuna, probabilmente è il mio fisico, perché anche con Eva comunque nel giro di 4 ore si è risolto tutto. Quindi vanno a chiamare Alessandro, che anche lui quando si sente dire andiamo in sala parto un attimo, così non se l'aspettava neanche lui. E da lì è stata tutta una corsa contro il tempo, perché io non ero vestita, quindi mi sono dovuta cambiare e mettere la camicia per partorire, anche lì aiutata, perché comunque le contrazioni comunque erano forti, insomma, non vi so dire che è una passeggiata, non ho sofferto, non ho pensato mai di morire, però quando arriva la contrazione dicevo un attimo, perché c'è la contrazione e mi devo fermare. E per farvi capire l'urgenza della situazione, a un certo punto mi hanno dovuto mettere l'agocannula, che mettono a tutte le partorienti qua nel caso di necessità di fare flebo, di fare insomma altro, e mi stanno per mettere questa agocannula e io dico all'ostetrica guarda un attimo perché c'è una contrazione, e lei mi risponde guarda non ce l'abbiamo, un attimo, ci dobbiamo spiegare assolutamente, andare in sala parto, perché proprio stava procedendo tutto velocissimo. E quindi mi cambio, mi accompagnano in sala parto, e arrivata in sala parto io sento subito il bisogno di spingere. Questa è una cosa che chi ha partorito sa, e chi sta per partorire si renderà conto che è così, cioè proprio c'è da un certo punto in poi che la contrazione ti fa sentire la necessità di spingere. Cioè fino a un certo punto la contrazione è puro dolore sostanzialmente, da un certo punto in poi tu senti che devi spingere. Io appena sono arrivata in sala parto ho detto subito all'ostetrica sento che devo spingere, ero un po' preoccupata perché ero a 7 cm, so che bisogna arrivare a 10 e quindi so che in alcuni casi ti dicono che in realtà è meglio non spingere. L'ostetrica invece mi ha detto a seconda tutto quello che senti, l'esperienza della sala parto è stata diversissima da quella di Eva, perché con Eva era notte, non c'era nessun'altra donna a partorire e quindi la sala parto era piena con me, c'erano mi sembra 3 ostetriche, c'era il ginecologo, c'era un sacco di gente. Poi mi ricordo che quando sono arrivata in sala parto con Eva avevano già preparato tutto e comunque c'era la musica accesa, invece stavolta non erano assolutamente pronti, quindi come sono arrivata in sala parto hanno cominciato ad allestire, hanno messo i teli e c'era solamente l'ostetrica che mi aveva preso in carico in quel momento.
Tutte le mie amiche si ricordano perfettamente le loro estetiche, comunque hanno passato ore, 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 hanno anche vissuto il cambio turno, quindi hanno anche conosciuto più estetiche. Io la mia estetica l'avevo incontrata 20 minuti prima, quindi ci eravamo appena conosciute, appena presentate e già ci trovavamo in sala parto. E quindi niente, mi ha detto, a seconda il tuo corpo, prova, se senti che devi spingere, spingi quando arriva la contrazione. Mi ha fatto provare un paio di posizioni, ma poi si è accorta, è stata molto brava, vabbè, del resto è il loro lavoro, Fabiola si chiamava la mia ostetrica, è stata molto brava perché si è resa conto che la posizione in cui io stavo meglio era seduta. Non so se sapete, ma adesso sia nel travaglio che nel parto ti fanno sperimentare diverse posizioni, cioè puoi assolutamente assumere la posizione che ti fa stare meglio, quindi lunga, carponi, in piedi, seduta. E l'ostetrica mi ha fatto provare un paio di posizioni, ma poi si è accorta che la posizione in cui stavo meglio era proprio la posizione seduta. E quindi mi ha preso questo sgabellino che è fatto a semicerchio, sì, a luna, diciamo, a C, ecco, o a U, a seconda di come lo vedete. E mi ha fatto sedere lì e Alessandro era appoggiato dietro di me, quindi io appoggiavo, stavo con la schiena appoggiata alle sue gambe. E praticamente nel giro di, non so, 20 minuti, forse a mezz'ora non ci siamo arrivati, è nato Leonardo. E io mi ricordo la sala parto, i 20 minuti, mezz'ora in cui sono stata in sala parto, me li ricordo proprio perfettamente e mi ricordo che sono stata proprio totalmente presente, totalmente conscia di quello che stavo facendo, cioè sentivo la contrazione che arrivava, cominciavo a spingere, spingevo più che potevo, quando se la contrazione ancora non era finita c'era l'ostetrica che mi diceva se ce la fai fai un'altra spinta, quindi io facevo un'altra spinta e tutto questo è durato veramente poco perché nel giro di, ecco, a mezz'ora penso che non ci sono arrivata, è nato Leonardo. Leonardo è nato alle 10:38 e voi pensate che io ho iniziato tutto alle 7:30, quindi nel giro di 3 ore io ho fatto travaglio e parto. E quindi vi racconto questa esperienza, non tanto per vantarmi, perché non è una mia capacità, ma probabilmente è il mio fisico che risponde così alla gravidanza. Ma vi racconto questa esperienza perché comunque anch'io da incinta ho guardato qualche video di esperienze di parto che sono tutte normali, cioè durano tanto, come è normale che sia, insomma, adesso per i secondi sono un po' più brevi, però comunque non hanno la durata sicuramente generalmente che ha avuto il mio travaglio e parto. Perciò vi racconto questa esperienza anche per darvi per raccontarvi un'esperienza positiva. E quindi alle 10:38 è nato Leonardo e anche quel momento in cui lui è nato e me l'hanno appoggiato sopra io me lo ricordo benissimo, molto meglio di come mi ricordo l'esperienza di Eva in cui è tutto molto appannato. A volte chiedo ad Alessandro di raccontarmi un po' quello che lui ricorda proprio per cercare di riviverlo perché io purtroppo non lo ricordo, mentre invece con Leo è passato poco perché non è passato quasi un mese. Però mi ricordo tutto distintamente, tutto perfettamente. Mi ricordo, non vi dico ogni spinta, ma mi ricordo perfettamente tutto quello che ho fatto e sono stata molto fiera di essere così padrona delle mie emozioni, del mio dolore, delle mie sensazioni. E niente, quindi è nato Leonardo. Poi te lo mettono sopra finché il cordone ombelicale pulsa. E nel momento in cui il cordone non pulsa più lo tagliano e poi danno il bimbo al pediatra che lo visita e nel frattempo ti sistemano, diciamo. Sono stata fortunatissima anche in quello perché non mi hanno messo neanche un punto. Quindi è stato proprio il parto che auguro a tutte le donne incinte del mondo. E dopodiché, una volta che il bimbo è stato controllato dal pediatra, non lo lavano. Non so se questo chi non ha partorito forse non lo sa, oppure chi ha partorito diverso tempo fa. Non lo lavano il bimbo, ma gli danno una lavatina con l'asciugamano. Ma tra l'altro, Leonardo non era neanche sporco perché è nato con il sacco amniotico intatto. Credo che si sia rotto proprio quando lui è uscito. Perché non ho mai perso le acque sostanzialmente. Anzi, l'ostetrica diceva al pediatra che sarebbe nato con la camicia. Il modo di dire sei nato con la camicia vuol dire che è un modo di dire cioè che sei fortunato, deriva proprio da questo fatto che il bimbo nasce con tutto il sacco amniotico intatto e difatti lei non era sporco quasi per niente.
Comunque, una volta che il pediatra lo visita, prima di fare il bagnetto, di lavarlo, ci hanno riportato in camera e te lo mettono subito addosso per fare questo contatto pelle a pelle che dura circa un paio d'ore, in cui comunque ti attaccano subito il bambino al seno e state così. Il parto comunque è un trauma fortissimo per la mamma, ma credo che sia un trauma ancora più forte per i bimbi che sono stati per 9 mesi in un ambiente e tutto in un tratto si ritrovano fuori dalla pancia e si ritrovano staccati dalla mamma, quindi immagino che per loro sia un'esperienza abbastanza traumatica e quindi per cercare di attutire questo trauma te lo lasciano, ecco, per un paio d'ore addosso e che è stato poi anche il tempo in cui Alessandro ha potuto rimanere, perché terminate quelle 2 ore, che nel nostro caso poi sono state 3, perché il reparto era super incasinato quella mattina, c'erano un sacco di parti e quindi si erano un po' dimenticati di noi, però terminate quelle 3 ore, quando poi sono venuti a prendere Leo per lavarlo e vestirlo, Ale è dovuto andare e non è più tornato, nel senso che adesso in ospedale stai da sola, tu e il bimbo. Questa cosa mi metteva un sacco pensiero, perché con Eva ero stata molto male, poi avevo perso tanto sangue in sala parto, mi avevano messo dei punti, quindi avevo anche difficoltà a muovermi. E l'idea di stare da sola in ospedale con il bimbo mi terrorizzava, nonostante fosse il secondo figlio, quindi non oso pensare alle mamme che sono al primo figlio. Invece stavolta è stato tutto molto più tranquillo, ecco, io fisicamente stavo benissimo sin da subito, qualche acciacchetto ovviamente è normale, però in generale stavo bene e quindi niente, sono stata 2 giorni in ospedale, poi lei è nata il 7 gennaio, che era un giovedì alle 10.30 e il sabato a pranzo, giorno di mese, siamo tornate a casa. E quindi questa è la mia esperienza di parto. Sono, ripeto, molto fortunata. L'ostetrica mi ha detto ne puoi fare anche 10 di figli se i parti sono tutti così. Adesso non esageriamo. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto avere 3 figli. Ora non lo so assolutamente. Vediamo come va col secondo, perché già in queste prime 3 settimane già è tanto che non mi vedete con i capelli bianchi, ma presumo che tra poco mi arriveranno. E quindi assolutamente per il terzo figlio adesso non ci pensiamo neanche e non so neanche se arriverà. Di sicuro, considerando che con Eva è successo tutto in 4 ore, 5 ore, con Leo in 3 ore, sicuramente se avrò un terzo figlio avrò paura di partorire in macchina, questo sì, perché se tanto mi dà tanto, se è sempre tutto più veloce, il terzo figlio rischierei di farlo in macchina. E adesso il racconto è terminato e presento Leonardo. Eccolo qua, il principino di casa, che sta facendo la nanna, quindi non lo disturbiamo. L'amore di mamma. Un'occhietta di mamma. È un mangione, è nato di 3,5 kg, quindi neanche troppo grande. Di solito i maschi sono un pochino più grossetti, cioè capita spesso che arrivano e superano i 4 kg. Lui invece era 3,5 kg, Eva era 3,3 kg, quindi più o meno ci siamo. Era lungo 52 cm e quando ci hanno dimesso c'è il classico calo fisiologico, era arrivato a 3,3 kg, ma dopo 5 giorni abbiamo fatto la visita dal pediatra, aveva già ripreso e superato il peso della nascita, era già arrivato a 3,6 kg, l'ho pesato l'altro giorno, è arrivato a 4,5 kg abbondante, quindi cresce. È un mangione, è abbastanza bravo perché tutto sommato la notte dorme. Parlando con le ragazze con cui ho fatto il corso preparto, molte si lamentavano che la notte i bimbi non dormono, che si fanno delle grandi dormite di giorno, ma la notte non ne vogliono sapere, dormono solo in braccio. Invece Leo dorme sulla sua culletta o la next to me vicino al mio letto, la stessa che avevo di Eva. Non ho comprato nulla per Leo, in realtà qualche vestitino giusto, perché di Eva avevo tutto rosa e perché Eva è nata a maggio e lui è gennaio, quindi abbiamo comprato body e tutine, ma per il resto non ho comprato nulla.
quindi dorme nel next to me. Ovviamente la notte ci si sveglia 2-3 volte a notte. Per me questa è la cosa più difficile perché sono una persona che ha molto bisogno di dormire, però insomma ho voluto la bicicletta, adesso pedalo. Capita però che delle notti si facciano anche 4-5 ore filate, ad esempio ieri sera si è addormentato che erano circa le 9:30 e si è svegliato stanotte no, alle 2:30, quindi 22, 23, 24, sì, si è fatto 5 ore quindi. Poi ci facciamo una lunga poppata con cambio di circa un'oretta e poi comunque si riaddormenta e poi stamattina si è risvegliato che erano le 6:30, quindi tutto sommato non mi lamento. E io ho già perso tanti chili, l'ultima volta che mi sono pesata ne avevo persi 8 già, senza fare nulla ovviamente, ma comunque perdi tutto quello che hai accumulato nella pancia. E avevo preso a fine gravidanza un po' più di 12 kg, l'ultimo mese non mi sono molto pesata, però sì, più o meno 12-13 kg, che è lo stesso peso che avevo preso con Eva. E ecco, ho già perso 8 kg, quindi me ne rimangono ancora 3 o 4 che con Eva ho perso in estate in seguito a un virus intestinale. In questo caso spero di perderli in maniera più meno dolorosa. E niente, quindi questa è la mia esperienza, mi faceva piacere condividerla con voi, mi faceva piacere aggiornarvi perché in tantissime, vi ripeto, mi avete scritto, mi ha fatto molto piacere e a tutte quelle a cui non ho risposto, ecco questo video come risposta e soprattutto lo voglio tenere come ricordo personale, ecco, perché adesso ho ancora tutto vivido in testa, però magari tra qualche mese i ricordi un pochino svaniranno e mi farà piacere magari rivedere questo video. Quindi vi saluto, ho già pronto un altro video in cui, come potete immaginare, le faccende domestiche in questo momento si riducono a rifare i letti la mattina e poco altro. Però sono riuscita a fare una cosa che volevo fare da tanto e l'ho filmata, non vi anticipo niente, lo vedrete nel prossimo video tra qualche giorno. E quindi vediamo quello che riesco a fare. Insomma, come vi ho detto in tutti i video precedenti, in lockdown riuscivo a, stando chiusi in casa, riuscivo a girare molti video e poi ero molto carica, quindi facevo un sacco di cose. Poi tra la gravidanza, adesso i primi periodi di Leo, sicuramente il tempo sarà ancora di meno, le energie saranno ancora di meno. Quindi vediamo quello che riesco a fare, però il prossimo video sarà un video molto motivazionale perché, ripeto, ho sistemato una cosa che volevo sistemare da tanto tempo. Quindi, basta chiacchiere, come sempre video lunghissimi, è ora di tagliare, anche perché fra poco il principino si sveglia e vuole mangiare. Io vi ringrazio, per aver visto questo video, se l'avete visto, se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e se vi fa piacere iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!